Oggi, nonostante le mie precarie condizioni fisiche, nonostante riesca a deambulare e quindi muovermi solamente attraverso l'uso di due stampelle per brevi tratti e alla presenza di un'altra persona, sono qui ad accompagnare Irene Palacino all'ospedale di Grosseto per un esame clinico, perché anche la stessa donna Irene Palacino è in condizioni di salute precarie. Perché siamo così entrambi malati? È semplice, perché sono stati violati i nostri diritti costituzionali, e cioè quelli di libertà, di giustizia, democrazia, salute. Sì, perché? Perché in qualità di testimoni legali e collaboratori di giustizia riguardo la vicenda grave con i suoi accadimenti gravi di stampo mafioso di violenza sulla donna che abbiamo esposto e denunciato, la Procura della Repubblica, il Presidente della Repubblica, nonché garante della Costituzione e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha fino ad oggi negato la possibilità di offrirci la dovuta protezione e scorta, cosa questa che ci ha paralizzato le attività sociali, la possibilità di movimento, di vicinanza ai parenti, di diritti di genitorialità da esercitare nei confronti dei nostri figli, di vita sociale. Noi non siamo più liberi cittadini, non siamo più cittadini con il diritto di vite anti Stato e governo italiano, mentre invece la mafia è parte integrante dello Stato italiano, è nello Stato e nel governo italiano. Quindi le nostre richieste devono essere ignorate perché deve essere mantenuto il potere criminale, quello mafioso. Noi a questo però non ci siamo e andiamo avanti in maniera determinata, proprio noi che crediamo nella civiltà. E la civiltà è antica, la civiltà umana, risale al 4000 avanti Cristo in Mesopotamia. Da allora l'uomo si è organizzato con dei regolamenti dando vita alle civiltà, fino a giungere alle nostre, a quelle latine, a quelle romane, etrusche, a quelle valorose civiltà dalle quali siamo oggi scollegati. E questo perché la giustizia è scaduta, facendo venire meno quei requisiti, quei regolamenti che occorrono a tenere unita una civiltà e a far sì che ognuno non leda il diritto altrui. Quindi, cara giustizia, cara magistratura, fate il vostro lavoro in maniera urgente e ben fatta, altrimenti vergogna, vergogna. Verità e giustizia per Irene Palacino, ora e sempre.